Allora, ho pensato di realizzare questa tavola per il Dantèrì partendo da un canto del Purgatorio, una parte del Purgatorio in cui Beatrice chiama il Paradiso come Roma e definisce Cristo cittadino di Roma. Di conseguenza, essendo noi nella cornice del Pantheon, ho pensato di inquadrare Dante nel Pantheon che alla fine della sequenza si ritrova con Beatrice alle porte del Paradiso. E in questo, diciamo, poco tempo che abbiamo per realizzare la tavola e il lavoro, ho pensato di partire con un layout a matita abbozzato, andare avanti con pennarelli, fondopenna, inchiostri, nei ripieni e poi terminare una rifinitura con carboncino, effetti più atmosferici, che però mi lascerò alla fine per evitare di sporcare tutta la tavola. E that's it.